in collaborazione con... Supermercati. Bentornati alla seconda edizione di Cucina d'Autore. Che bello, sono contenta di essere di nuovo qui con voi e vi voglio ricordare la prima edizione con Mauro Sellini, perché abbiamo fatto, e lo saluto, ciao Mauro, la cucina dedicata alla tradizione della Valtellina. Invece quest'oggi per la seconda edizione siamo qui a Bellagio al Salice Blu per ricordare la cucina tipica dell'Ario e vi voglio presentare il mio nuovo compagno d'avventura, Luigi Gandola. Ciao Luigi! Ciao, ciao Ilenia! Ma allora siamo pronti? Sei pronto? Sempre, io sono nato pronto. Questa frase è tipica da bomber. Allora, che cosa prepariamo? Perché trasmissione dedicata alla cucina, io non vedo l'ora di preparare ma anche assaggiare, i miei amici da casa lo sanno. Iniziamo con le radici, polenta, formaggio e burro saranno gli ingredienti, il toc prepariamo. Ma ascolta, raccontiamo però brevemente, anche se mi sa che tu sei uno che ha una bella parlantina, Salice Blu, perché è un ristorante storico. Io prima ho parlato un po' con la tua mamma, mamma e papà hanno dato loro via a questa bellissima realtà. Abbiamo quasi 50 anni di storia, siamo praticamente a Bellagio, in una zona che magari non è centrale, però portiamo avanti le radici del nonno, perché era un contadino, e l'amore per gli ingredienti dell'Ario. Questa è la nostra chiave, poi dopo scopriremo poi i dettagli, però ecco, autentico, pulito, ospitalità familiare direi. Però allo stesso tempo un ambiente elegante, ma come dici tu, familiare. Allora, visto che non dobbiamo perdere tempo, qual è la prima ricetta? Perché così avvisiamo anche gli amici da casa di mettersi il grembiule, gli ingredienti se li avete a casa, però se no tenete nota, e direi di partire. Cosa prepariamo? Prepariamo subito la polenta, così cuoce in un'oretta. Utilizziamo una farina di mais normalissimo, poi abbiamo aggiunto anche il mio mais che mi produco, che è il mio scagliolo che produco nei miei orti. Ma che poi bello, guardate, dopo guardate finiremo che anche nell'orto qualche giorno, quindi ho bisogno della tua collaborazione. Dimmi. Devi prendere la farina, ecco, e mirare il paiolo mentre io giro con la frusta. Poi dicono che noi donne non diamo una mano, eh? Eh sì, dai, poi dopo ti farò mettere il grembiule. Ma sì, non ti preoccupare, tutto in lavatrice. Andiamo ad aggiungere il sale e facciamo la polenta all'inizio di un'acqua che non ha ancora bollito, per evitare, carissimi amici, di non fare le frappe, no? Come dicevano i nonni, i grumi. Quindi vediamo questo fumo che è un piccolo vapore di reazione con il sale. Vai, quando vuoi puoi inserire la farina. Pregate per me, amici da casa. Dai, che ce la facciamo, dai. Piano piano, no, giusto? No, no, veloce, veloce. Io non ho il minimo. Vado al massimo. Vado al massimo. Vado con fievere. Vai, vai, sennò domani siamo ancora qui. Abbonda, andiamo, abbonda. andiamo. Dimmi tu stop poi. Vai. Devi mettere più di metà sacchetto, quindi va. Guarda, io direi che ci siamo quasi. Vai. La polenta qui la facciamo bella dura. E il colore è veramente bellissimo, questo giallo, proprio perché è appunto farina di mais. Il toc, tra l'altro, è un piatto festivo, quindi tutti i giorni si faceva la polenta normale, come quella che stiamo facendo noi. Io direi che ci siamo. Vado. Sì, la svuoto tutto. Basta, adesso va bene. Quindi la domenica si preparava il toc, quindi si aggiungeva il burro e il formaggio che durante la settimana veniva venduto. Quindi è un piatto festivo. Quindi adesso noi lasciamo la nostra polenta cuocere senza problemi. Certo. Per un'oretta, e nel frattempo possiamo dedicarci alla miascia, ad esempio. Certo. Al ripieno della gallina. Possiamo fare tante cose, perché poi in cucina, come a casa, non ci sono mai tempi morti. No, bisogna sempre recuperare, poi soprattutto se è una trasmissione di cucina. Allora, lasciamo un'oretta, giusto Luigi? Direi un'ora abbondante. Un'ora abbondante, poi tanto noi siamo qui a controllare, e direi di passare alla fase successiva. Perfetto.
Eccoci tornati, ma abbiamo una nuova compagna d'avventura, Flora. Ciao Flora! Ciao! Allora, Luigi, cosa andiamo a fare? Ricordiamo gli amici a casa. Allora, Flora prepara la miascia con la revisione di un'antica ricetta della nonna Albina. Che sì, ma la nonna. Flora è la tua mamma, diciamolo. Ah, me lo sono dimenticato, scusate. Oh, ciao mamma. Ciao. È sempre così, tra mamma e figlio. La mia mamma preferita, non dite queste cose per cortesia, eh. Dai, allora... Andiamo nel vivo, poi ci siamo messi anche il grembiule, anch'io, perché mi metto anche a cucinare. Io nel frattempo faccio pervenire degli ingredienti, questa è la nostra farina gialla, poi andiamo ad aggiungere la farina bianca. Ricordiamo di Mulino Colombo. Farina proprio da torta, vai a girarmele bene che voglio vedere un attimino la consistenza. Aggiungiamo in proporzione un quarto di farina della polenta, ma a volte a seconda di come parte l'impasto dobbiamo vedere bene il colore, quindi andiamo ad aggiungere ancora un po' di farina. Andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti secchi per poter ben farli amalgamare. Quindi aggiungiamo del lievito disidratato e del lievito per dolci. Quindi tutto a secco? Tutto a secco e vado ad aggiungere naturalmente anche lo zucchero, che è l'altro degli ingredienti. Una parte molto variabile è anche il liquido, quindi noi andiamo ad aggiungere il latte, andiamo ad aggiungere le uova, ma poi se usiamo i fichi acerbi, le mele non troppo mature, è tutta una consistenza che poi in fase finale viene, si deve variare, ecco. Quindi, cosa ti aggiungo, Flora? Dimmi. Latte. Perfetto, subito. Bellagio. Ricordiamo, latteria Bellagio, un latte fresco. Vuoi le uova? Sì. Benissimo, tre uova per cominciare. Tre uova. Per cominciare, perché a volte le galline le fanno più piccole, più grandi. E poi tu mi puoi solo insegnare, meglio andare piano che si può aggiungere che poi... Tornare indietro. Esagerare, ecco. Ai tempi si usava anche l'olio, il sale, ci sono diverse ricette. Questa non è la ricetta antica della miascia, ma è la ricetta che facciamo al salice blu, quindi è un po' più dolce di come era un tempo. Divisionata. Da Flora, giusto? Sì. Quindi andiamo ad aggiungere... man mano gli ingredienti, ma poi la farina gialla ci creerà problemi in cottura, quindi l'impasto serve molto morbido. Burro. Andiamo ad aggiungere il burro che abbiamo fuso. Lentamente, devo farlo. Io ho una curiosità su questo burro, perché appunto ricordiamo, è il burro della latteria Bellagio. E Luigi, questo burro, studiando, c'è una tradizione antichissima e ancora ad oggi c'è il segreto per come viene creato. Sì, il segreto che viene per crearlo è non cambiare mai il macchinario per produrlo. L'hai svelato? Ma no, doveva essere un segreto dell'azienda, della tradizione, e tu l'hai svelato, però vabbè, dai. Vabbè, quando si romperà il macchinario vedrete la differenza, chiaro. Luigi, io cosa faccio? Inizio a pelare le mele? Dai, passamene una che ti do una mano. Grazie, che galantuomo. Ora, per pelare la mela si può usare anche un pelapatate, molto semplice, quindi facciamo prima un anello sopra. Ecco, come vedete, quindi, anch'io. Mi raccomando, eh. Io di solito uso il coltellino, però... Uguale, così facciamo un po' meno spreco e ci divertiamo. Ci divertiamo. Quindi possiamo utilizzare. Tanto ne abbiamo di tempo da passare insieme, un quindi... Un bel pelapatate. Ma, allora, Flora, intanto che stiamo qui a preparare il tutto, ma raccontiamo perché questa realtà, il salice blu, è stato creato da te e tuo marito, sì. 50 anni fa. Sì, nel 73. 73. 73. Sì. E poi il nome salice blu è venuto da un nostro incontro. Quindi c'è dietro l'amore. Certo. Ah, che bella cosa. Allora raccontiamo questa storia d'amore. Allora, perché poi amore, cucina è un combo perfetto. Abbiamo pensato di fare un locale nostro nel paese dove mio marito è nato. A Bellagio. Sì. Poi la posizione nascosta è bellissima perché proprio ricorda questo rifugio, questo nido pazzesco. È molto importante. Perché l'originale, il salice blu, era a Vigevano, quindi era nella provincia di Pavia. Mio papà era là, faceva lo chef. Ok. E che l'ha fatto praticamente anche qui al salice blu per oltre 35 anni. Guarda Luigi, com'è, va che brava, ce la sto facendo, eh. Non ti preoccupare. Quindi possiamo già incorporare la frutta? Sì. Dimmi cosa vuoi per primo, uno alla volta, per noci. Piacere. Subito. Noci? A chi non dovessero piacere le noci, Flora, cosa consigli? Le noci basta. Si può fare anche senza. Uva? Subito. Questa è quella americana. L'uva fragola del nostro pergolato, sì, che abbiamo colto proprio questa mattina. Fresca. Sì, se invece qualcuno di voi la vuole conservare può metterla su un tagliere di legno come questo. Sì. E poi lasciarla... macerare. In una cantina. E lei si va a disidratare
e a restringere pian pianino. Quindi ricapitoliamo, noci, uva e poi cosa aggiungiamo? Mele. Mele. Perfetto, okay. Arrivano subito. Ti passo anche la mia, Luigi? Sì, grazie. Perfetto, quindi andiamo a tagliare la mela in quattro. Un po' più sottile. Un po' più sottile, chef, va bene? Quindi noi andiamo ad aggiungere e poi i fichi, in questo caso di pezzatura piccola, li andiamo soltanto a tagliare a metà. Ok, tu pulisci la parte superiore e basta? Sì, senza pelarli, perché sennò in cottura vanno a rovinarsi. Assolutamente. Questo è un mangiatutto. Poi se si hanno dei fichi con una pelle molto dura, il consiglio è di congelarli, e sullo scongelamento la pelle, la pectina all'interno si fa ad ammorbidire. Quindi tu prima di utilizzarli li metti a congelare? Quelli più grossi sì, sì, è consigliato. Nel frattempo allora io direi che posso aggiungere, preparare la nostra tortiera. Sì. Perfetto. Ok, quindi. Sono vari modi di imburrare. Io faccio quello tradizionale, vado a mettere dell'abbondante burro. Ok. Poi uso della farina. Se poi si vuole aggiungere anche della farina gialla come bordatura è fattibile. Però in questo caso io consiglio di far correre bene. Uso una bella padella di rame con la stagnatura all'interno, faccio lavorare bene il burro, poi vado a togliere quello in eccesso. In eccesso. Naturalmente quello in eccesso, visto cosa mi dice, mettilo qua, perché non si deve buttare niente. Giusto. Quindi andiamo ad aggiungere abbondante farina. Ok. Quindi poi andiamo a riempire la nostra tortiera a piacere, cercando di distribuire comunque la frutta al suo interno. Sì. Bene, nel senso si deve vedere uniforme la mela, il fico, velocemente, comunque, perché poi comunque va messa nel forno, ma distribuita in maniera corretta. E poi la andiamo a mettere nel forno. A quanto? A 190 gradi e la lasciamo un 15 minuti a quella temperatura. E poi facciamo cucinare la torta finché serve, quindi utilizzando lo stuzzicadenti per un'altra mezz'ora abbondante. Oggi abbiamo preparato il toc, ma sapete cos'è quello che fa la differenza? Di sicuro è la farina. Quando vai a utilizzare una buona farina di qualità fa davvero la differenza. È molto importante non far mai bollire l'acqua quando si cuoce una polenta, quindi pian pianino, quando vediamo l'acqua comincia a fare il fumo, due bei pugni di sale nel caso del paiolo grande del toc, e poi incorporiamo con l'aiuto di una frusta tutta la nostra farina in una volta. E poi dopo seguirà l'ebollizione, una volta che la nostra farina è già stata tutta incorporata all'interno. Eccoci tornati, chef! Adesso cosa andiamo a preparare? Stiamo finendo di preparare la prima parte della post-cottura del toc. Ricordiamo la polenta. Sì, adesso non la possiamo più chiamare polenta, ma diventa quasi toc, quindi direi che siamo a un polentoc. Quindi comincia a preparare per piacere sì, un po' di burro tagliato grossolanamente. Ok. E andiamo a conciare la polenta. Ricordiamo burro della latteria Bellagio. E io voglio ricordare che appunto dietro questo burro c'è un'antica tradizione e anche un segreto per come viene preparato. Allora, va bene uno? O di più? Tu cominci a fare un panetto, okay, e poi me lo passi, così io nel frattempo lo vado a mantecare. Quindi prima va il burro, una volta incorporato tre quarti del burro iniziamo ad aggiungere il formaggio. Grazie mille. A te. Per quanto riguarda la quantità del burro mi hai detto circa 2 kg, giusto? Andremo a sì, tra i 2 kg e 6, dipende okay, un po' come ecco, va la giornata. Vado avanti col burro? Sì. Vieni pure con l'altro panetto, grazie. Sì. Lo lasciamo per un 10 minuti. Sì, sì. Per un 10 minuti lo lasciamo lavorare tranquillo. Ne tagli un altro, Luigi? Vai, vai. Grazie. Figurati. Quindi noi adesso andiamo a sciogliere leggermente il nostro burro, e poi mentre il burro praticamente si svolge al termine della parte di mantecatura, andiamo sì, ad aggiungere il formaggio magro. Okay. Nel frattempo ti chiedo se puoi tagliarmene un po'. Certo. Grazie.
Poi puoi però tolgo la buccia, giustamente. No, perché hai fatto notare un particolare. Ok, vedi? Il formaggio magro, come quello che vedete... Facciamo vedere, eccolo qua. Anche nel paniere degli ingredienti si può notare. Eccolo lì. È molto giallo, di solito ha una muffa bianca, comunque di stagionatura. E la muffa di stagionatura è nociva o comunque dà un gusto cattivo, non è che sia pericolosa. Sì. Se quindi noi andiamo sotto l'acqua fredda o leggermente tiepida, andiamo a spazzolarla, siamo a posto, quindi andiamo a spazzolare la crosta del formaggio e lo laviamo, e questo come se fosse la nostra mano. Ok, pulito, pulitissima. E non dobbiamo togliere la buccia. Quindi acqua fredda, andiamo a pulire e risciacquiamo. E poi una salvietta, come quando ci facciamo la doccia, e lasciamo la forma di formaggio per 5 minuti. Certo. Che si perde tutta la sua acqua, perché poi quando lo tagliamo deve essere asciutto. Quindi aggiungiamo questi pezzi, che sono i ritorni quindi della forma. Li tagliamo grossolani perché il burro sta ancora lavorando, non è ancora pronto per il formaggio. Poi dopo andremo ad aggiungere il formaggio tagliato già con la nostra affettatrice, sì. Ricordiamo le dosi per questo... Allora, si parte sempre con un rapporto doppio, nel senso che 5 litri di acqua, 2 kg e mezzo di farina, o viceversa. Però dopo poi il formaggio lo andiamo ad alternare a seconda delle esigenze. Infatti io adesso vado ad aggiungere poi tutto il formaggio magro, e da qui poi vediamo che l'impasto diventa molto più omogeneo. Dolcemente, a questo punto direi che possiamo cominciare ad aggiungere anche il semigrasso. Ok. Se vuoi magari tagliarmi finemente, certo, questo piccolo semigrasso che sono le parti fine? Finali. Sì, io invece l'altro l'ho già tagliato alla fettatrice. Ti va bene così? Facciamo vedere anche da casa come... Certo, assolutamente. Perfetto. Quindi qua abbiamo i nostri... le nostre fette di semigrasso, che in questo caso andiamo ad aggiungere lentamente. Adesso cominciamo ad aggiungere tutto il semigrasso. Ok, questo è formaggio stagionato, ricordiamo, della latteria Bellagio. Corretto, in latteria preparano 4 diversi tipi di formaggio. Sì. Il magro, che è quello che poi ci dà la fortuna di avere il nostro burro, che viene tolto la crema di latte per poi fare il burro nostrano. Certo. Il semigrasso in mezzo viene parzialmente scremato, aggiunta una parte di latte intero, mentre la latteria classica è sempre latte intero. Quindi è 3 tipi di lavorazione, sono comunque delle piccole latterie e fanno 4-5 prodotti. E cosa abbiamo, ancora una mezz'oretta? Ma anche meno, dipende. Anche meno. Dovresti provare a chiederglielo al formaggio, perché tutti i giorni... Penso sia un po' difficile che mi possa rispondere, ma ad occhio penso che ce la possiamo fare. Abbiamo sempre questo problema, no? Che il Domenico, il nostro casalo della latteria, sì, produce un che salutiamo, prodotto... Ciao Domenico. Ciao Domè. È un prodotto vivo, quindi una volta ti porta un formaggio, una volta te ne porta un altro. Tante volte magari devo lasciare 10 minuti più il toc su perché la massa è più umida. Certo. Quindi ci sono dei problemi tecnici che io gestisco. In questo caso, fortunatamente, oggi abbiamo tutto perfetto, quindi non avrò... Non c'è bisogno. Non ci sarà da attendere molto. Sei soddisfatto? Sei orgoglioso? Molto, molto, molto. E poi il segreto è il mio Rodek di Betulla. Sai cos'è il Rodek di Betulla? No, questo in dialetto si chiama Rodek. Ok. E me lo sono costruito io. Che bravo. Ma sei un uomo tutto fare, ragazzi. Chef, host. Allora, facciamo così. Siamo quasi giunti al termine della preparazione. Noi continueremo ad aggiungere il burro proprio per terminare, quindi restate con noi, noi finiamo e arriviamo da voi. Eccola qua, guardate quanto è bella. E voilà, andiamo a mangiare? Sì, andiamo a mangiare, ma voi non potete capire, ma una volta che la farete anche voi, i sapori e l'odore, che veramente un mix tra la farina, i formaggi, il burro, tanta tanta qualità. Quindi io direi andiamo ad assaggiare? Dai, tira su di lì che andiamo. Andiamo, ciao! Ciao! Thank you.
dove siamo adesso? Siamo in cantina. È bellissima, è davvero bellissima e dovete venire. E siamo qua in questo momento dove abbiamo in parte quello che abbiamo preparato in questa puntata. Dai nostri salumi dell'azienda Fumagalli, Artok, poi... La mia ascia, sì sì. Ecco, noci, uva e poi la fichi. Cosa manca però? Ecco, manca questo vino pazzesco colore rubino rosso dell'azienda Menegola. Raccontalo però tu questo vino. Un vino davvero molto profumato. Va a differenziarsi dagli altri nebbioli di Valtellina, varietà Chiavennasca, l'affinamento di un anno in rovere barrique, quindi una barrique rovere piccolina. Questo anno che fanno sicuramente lo migliorano, gli danno sentori particolari di cuoio decisi, si sente proprio tutto il profumo della barrique qui dentro, che sicuramente sono di buona fattura. Quindi grazie ai signori Menegola, ci facciamo un bel brindisi e noi ci facciamo un cin cin. Ecco qua, sforza. Prova? Faccio la prova? Io ti vai, sali. Siamo brutti. No. Sono bellissimi e non mi piaceva l'inquadratura. Non guardo, ogni tanto mi giro e guardo. Sì, guardi quando appunto di guardi in giro oppure. Quindi adesso dico. Ma non può messo la camera ogni tanto, ma non sempre. Vai! Sì, ma la Flora è la tua mamma, diciamolo. Ah, mi sono dimenticato, scusate. Oh, ciao mamma. Ciao. È sempre così, tra mamma e figlio. La mia mamma preferita, non dite queste cose per cortesia, In collaborazione con... Supermercati.